Allora, siccome non moliamo mai, siamo di nuovo qua sotto il ponte a Via Dana, nel salotto di Sergio. Sì. Faremo una serie TV alla fine, il salotto di Sergio, perché evidentemente andrà a finire così. Ascolta Sergio, quali sono le ultime news? Le ultime voci sono queste, che mi hanno detto un impiegato del comune che fa le riunioni, che anche dopo morto non mi danno la casa neanche a mia moglie, si salta via anche le gambe e non ci interessano niente. Però dico una cosa, voi siete due serpenti velenosi, ma il vostro veleno non finisce qua, perché il vostro veleno verrà addosso a voi, perché siete dei fetenti, oltretutto fetenti con 750 euro al mese di pensione. Voi è diviso in due, voglio sapere come fate a vivere, figli di puttana anche. E ricordatevi bene che se volete la guerra ce l'avrete, perché chi fa del male avrà sempre del male. E oltretutto io non cerco il male, cerco sempre la pace e tutto quanto. Ma ricordatevi bene, quello che fate, fate una cosa che è sbagliata in tutta l'umanità, avete bloccato la Croce Verde, l'umanità della sanità, tutto quanto, i fini quotidiani. E adesso come la mettiamo? E spero solamente che mia moglie non perda la gamba, perché se perde la gamba voi perdete la testa e le gambe. Prima le gambe e dopo 6 mesi perdete la testa. Vabbè, speriamo che questo non accada. Allora io vi faccio vedere una carta che a Sergio gli è andata dalla banca, dove fanno vedere quello che a lui gli viene preso e praticamente guardate quello che poi alla fine gli viene in tasca a lui. Lui avrà anche una pensione di 1800 euro, però per via dei pignoramenti, che poi dopo gli è stato pignorato così tanto dalla pensione, io non so nemmeno se sia legale questa roba qua, comunque gliel'hanno pignorata e lui prende 750 euro, mi dice non gli danno di più dalla banca, lui dal bancomat può prendere 750 euro. Ora, abbiate pazienza, lui chiaramente è incavolato nero, c'ha anche ragione, insomma, magari a volte come dire, esagera con le parole, però cosa volete che faccia? Allora, io ho scritto all'assessorato ai servizi sociali della Regione Lombardia, sapete cosa mi hanno risposto? Mi hanno risposto un paio di settimane, guardi, non è competenza nostra, si rivolga ai servizi comunali. Ragazzi, se i servizi comunali, se il comune di Via Dana dà questi servizi qua, abbiamo fatto tondo praticamente, cioè quindi cosa devono fare? Devono crepare questi poverini qua? Beh, se volete che crepino, ditelo, perché magari, insomma, è così facciamo prima. Altrimenti iniziate a vergognarvi davvero, veramente, perché quando se a qualcuno gli capiterà di star male, come noi saremo sempre qua a dirlo, guardate che finisce veramente male, perché non è giusto, non è giusto. Poi voglio chiedere un'altra cosa, come mai che c'hanno il potere, questi due c'hanno un potere più di un magistrato, più di un giudice, piantonare che mio figlio e tutto quanto che... Nessun magistrato può farlo e loro lo fanno, obbligare la Croce Verde, obbligare quelli che con la sanità e l'umanità, che loro possono fermare tutto quanto che non fa un magistrato. Io se fossi in loro... Cioè hanno fatto in modo che non vi danno una mano. Sì, hanno fatto tutto quanto. Per cosa? Ma che potere c'hanno? Più di un magistrato o di un giudice? Ecco, ma che cazzo sono loro? Voglio sapere che cavolo sono quei due lì. Il sindaco e l'assessore. Voglio sapere che cavolo sono. Io volevo domandare. La signora Minotti e il sindaco Cavatorta, voglio sapere che potere c'hanno. Perché se vogliono il potere come credono, ci troviamo in mezzo a un bosco e tu per tu e poi vediamo come... No, vabbè, insomma, non c'è mica bisogno di fare queste cose. Io comunque faccio un appello anche al Presidente della Regione Lombardia, Maroni, no? Voi che siete comunque della Lega, che siete quelli che aiutiamo prima i nostri, anche se insomma vanno aiutate sempre tutti, aiutiamo prima i nostri. Ragazzi, allora, queste persone qua, fai vedere anche la signora, queste persone qua sono i vostri. Presidente Maroni, ma insomma, ma queste cose qua qualcuno le fa vedere, lo sa, ha presente lei quello che succede? Ecco, succede che a oltre 2 mesi queste persone qua stanno in mezzo a una strada sotto il ponte. Ecco, questo è il salotto di Sergio, quella è la loro stanza da letto. Noi da qui, insomma, vi inviamo alla prossima puntata, perché ormai è diventato un serial, purtroppo, ahimè, malgrado non vorremmo farlo, però sta diventando un serial. Da questo saluto qua noi vi salutiamo per adesso e comunque saremo... Il potere che hanno loro più dei magistrati, perché il magistrato non lo fa e loro possono fare, e quando un civile che lo fa viene arrestato immediatamente e processato immediatamente. No, vabbè, ma soprattutto perché loro possono fare e un altro non possono fare, e il magistrato non lo fa,
Perché loro hanno questo potere? Soprattutto, ragazzi, ma perché tanto odio contro due persone anziane? Perché? Contro due, per contro una persona che ha lavorato tutta una vita e che comunque... Quando ci ha dato tutti i mesi 10 euro al comune, 10 euro alla provincia e 10 euro alla regione. Tutti i mesi mi tiravano e mi facevano anche pagavo le trattenute anche dentro lì. Loro li prendevano netti. E allora non posso neanche andare a cagare un pisciare in comune, non posso, mi hanno proibito anche questo. Allora io voglio sapere che potere hanno loro. Ecco, che qualcuno ci dia una risposta, fai vedere insomma l'ambiente dove vivono queste due persone qua, perché in modo che si veda, guardate, stanno sotto il ponte in mezzo ai piopi. Vedete voi se una cosa di questa è possibile nel 2017. Se per voi è tutto normale, allora ragazzi, ditelo che è tutto normale, ditelo che la gente, se non riesce a far nulla di suo, si arrangi e che crepi pure. Altrimenti muovete un attimo il culo, insomma, sarebbe anche ora, va bene? Beh, insomma, mi incavolo anch'io perché è giusto, eh. Comunque, da Via Dana, da sotto il ponte di Via Dana, dal saluto di Sergio, per ora è tutto, alla prossima puntata, visto che ormai la tiriamo per le lunghe. Ciao a tutti, la Iena Operaia.